scusami, Michela, guarda, guarda questo gorgonzola. Lo vedo, da qua si vede benissimo. Vuoi venire qua? Sì, vieni. Scusate. È quasi pronto. Allora. Per essere degustato, anche la temperatura è perfetta. Ho mangiato anche quella che hanno fatto loro. Ah, sì, il biscotto. Ah, tu sei già. Anche tu mischi dolce salato, vai e vieni. Cioè no, è che me lo danno, lo devo mangiare. Hai ragione. Poi facciamo un risotto alla rucola con gorgonzola e peperoni, cioè una cosa leggera. Ma questo si può assaggiare? Certo, sì, si può assaggiare. Io mi dovevo dare un tono, non sono in grado. Questo non è il posto per darti un tono, qua è il posto per assaggiare. Eccoci. Guarda, sto anche cucinando. Allora, posso? Certo. Il suo papà si chiama Fiorenzo. Vado, vai. Fiorenzo, è lui che ci pensa sempre ai nostri gorgonzola. Ecco qui. È una cosa seria. No, ma senti che cos'è? Siamo quasi a 50 giorni di stagione ancora. Hai capito? Poi ho scoperto, quando ho scoperto che non contiene lattosio, lo mangio. Sposto perché stavo per baciarlo. Poi non odora, cioè quello vero non... È una roba... Non ha un forte odore, sa di latte, basta. Beh, buonissimo. Una meraviglia. Bene, poi quando male. Le cose sono buone, fatte bene, prodotte bene, è un'altra storia. Niente, partiamo, via. Dai, partiamo, riso che riso siamo. Io volevo essere invitato una volta. No, tu vai. No, a me non invitati a mangiare, io no. Tu. Guarda, si vede che non mangi, sei impatito, guarda. Vieni qua. Non mangia sempre. Come al solito un buon carnaroli, in questo caso oggi carnaroli perché ci serve carnaroli grosso. Quindi stiamo più nella zona del pavese, in questo caso. E abbiamo un carnaroli un po' più grosso. E lo andiamo subito a tostare solo con un filino d'olio e basta. Partiamo bene, vedi? Appena. Solo un po' d'olio, basta. Così. E poi cosa facciamo? Accendiamo, tostiamo e nel frattempo ci sistemiamo un po' di rucola, perché una volta lavata andiamo semplicemente a tagliuzzare. In questo caso è una rucola selvatica, quindi è una rughetta selvatica, quindi è un po' più piccante. Sai che adesso la rughetta sta tornando proprio tornando. Di moda. Ti ricordi? Dopo un periodo in cui sì. Prima si usava tantissimo quando ero ragazza. Anni 80. Vengono di moda come gli abiti. Un po' sì, dobbiamo dire la verità. La rucola per un po' è stata che se non mangiavi con la rucola non eri tutto con la rucola, poi sparita, adesso sta ritornando. Sì, un po' anni 80. Ci sono due tipologie di rucola. Ma lei è nata nell'87, capito? Per cui non lo sa della rucola. Ma come me è uguale, stesso anno. Ma perché devi dire così che non è vero, bugiardo? Che brodo hai fatto lì? Qui abbiamo fatto un brodo vegetale classico. Ok. E andiamo semplicemente a tostare con dentro già la rughetta. Dopodiché andiamo a sfumare col suo brodo e un po' di foglie di sedano, quello che c'è dentro, metteteglielo, non mi fate problemi. Quindi fino ad ora sembra un risotto alle veline. Sì, ed è anche in realtà leggero. È uno di quei risotti, risotto rucola, mantecato semplicemente anche con dell'olio, poi vedremo le mandorle, molto anche economico, non costa molto, come piatto. Questo è importante. Ieri abbiamo fatto una mega risottata, ma tutte con cose di recupero. Lui fa sempre queste risottate solidali. Hai fatto un risotto per quante persone? Beh, ieri non è andata male, ieri abbiamo superato di gran lunga i mille. Mille risotti. Mille risotti. Sì, mille però risotti. Noi abbiamo un gruppo. Manco uno io. Un gruppo che si chiama Chicco Duro. Siamo 8 amici, adesso siamo diventati 10, però lo facciamo per beneficenza, per raccogliere fondi. Ieri era per la Casa della Carità. Tutta la colpa è del Marco Casale, che è lui che stimola queste cose. Però l'Italia ha un cuore grande, cioè gli italiani. Nel sociale è pazzesco, rispondono sono sempre bravi. Tutti. E quindi bravo. Poi mangiare il tuo risotto sarebbe sì, bravo, anch'io, insomma, sì, nel poi senso che non è male. Così è bello. Allora, quindi partiamo col brodo e lasciamo cuocere. Ad un certo punto arriveremo a questo punto, vedrete, che io tolgo questo e poi lo mandiamo avanti perché qua si mangia tutto, non è che si butta via. Sì, mi hanno detto. Sì. Vedi, dopo un po' il riso che ha bisogno di cottura così. Diventa così. Vedete, e lo portiamo avanti, oramai è già così, vedete, la rucola non ossida, rimane comunque bella e mandiamo avanti il resto del nostro risottino. Sale, del pepe, mi raccomando il limone. Perché il limone? Il limone in questo caso va a esaltare la salinità. Metto meno sale e più limone perché l'acidità del limone esalta la salinità. Sono dei giochi in cucina. Segnate. Se tu fai le patate al forno. No, io non faccio nulla. Però perché non sono capace. Però. Questa cosa del limone me la segno. Metti anche, non so, su una bistecca, posso mettere troppo sale, metti un po' di limone. Il limone esalta la salinità. Detto questo, cosa andiamo a fare? Andiamo a fare una sorta di pesto classico di una volta. Ecco, quindi rucola, semplicemente, poi una parte di mandorla, che va bene. In questo caso
potete usare anche mandorle con la pelle, non vi preoccupate. Poi un po' di limone, io in questo caso li usate per mantenere il chiaro, però potete usare anche quelle con la pelle. Succo del limone anche qui che rinfresca, e qui abbiamo già una ricetta nella ricetta. Un altro po' di olio. Perché sì, perché tu praticamente o del ghiaccio lì, o dell'acqua, potete mettere sugo, anche capito? Del ghiaccio. Dai, che te lo frullo io. Tutto. Senti, ma Flaminia cosa mangia invece nel film? Allora, cioè, Flaminia all'inizio fa finta di non mangiare nulla perché la mamma la mette a dieta, ma lei mangia di nascosto. Ma guarda come si usa così. Sì, perché ce l'ho a casa, quello sta lì e a prendere cose. Anche mia sorella ha detto cioè, che non spiace. Io questo ce l'ho a casa e sta lì tipo soprammobile. Ma invece vedi come fa? Invece tu, guarda, fai subito il sugo, va, finito. Capito, non è che ci voglia tanto, si possono fare. Poi si lava. Sì, il pesto è già pronto e ce lo teniamo da parte. No, quello, ma questa è sta roba chi? Questa qua non si può chiamare pesto. Sì, sì, va bene. Ah, c'è qualcuno che interviene dalla Liguria? È il nostro cuoco genovese che ha scatole su questo. Allora, peperoni. Li andiamo ad arrostire come? Si massaggiano con un filo d'olio, no? Come e... la carne Kobe che si sì, va massaggiata. Perché così io lo uso questo sistema perché così l'olio, che è un conduttore di calore, raggiunge subito un'alta temperatura. Fuori abbiamo l'evaporazione dall'interno e stacca subito la pellicina e brucia prima. E poi si secca. Tipo... Sì, poi brucia prima fuori, così dentro ancora croccante. Perché poi cosa si fa? Si mettono in forno, si vanno ad arrostire, le si tira fuori, si mettono dentro in una... Questi li avete, presente quegli alimentari che trovate? Sì, sacchetti del pane. Sacchetti una volta e sacchetti del pane. Vedi, se lo metti lì dentro, quanto deve stare lì dentro? Una volta fino al raffreddamento. Ah, quindi li mette dentro da caldo, sì, senza ustionarli. La carta la togliete se... gli ospiti non sono simpaticissimi, lasciategli, lasciano. Sì. Sì. Stamagnano. Sì. Okay. E andiamo a ripulire. Quanto tempo in forno diventano così? Ah, guarda, a 240 gradi, 230, alta temperatura, in 12 minuti sono pronti. Perfetto. E abbiamo già questi. Li abbiamo già anche puliti perché bisogna togliere i semi. Sì, li andiamo puliti. Fanno impazzire le fasi che sono pronti, si girano. Perché noi c'è siamo la fase in diretta, successiva. Capisce? Quindi è complicato. Sì. Loro sono nelle già... altre trasmissioni spesso tu vedi le cose che voilà succedono, sì. No? Invece qui purtroppo si strappano con le mani perché comunque è bello così, no? Si mette una foglia di basilico. Papà li fa il gratin. Papà cucina bene. Sì, papà cucina benissimo. Guarda, qualcuno deve mangiare. Qualcuno deve far da mangiare, se no... Ed è a posto. E dopo andiamo in mantecatura. Allora, qui abbiamo la mantecatura con pochissimo... pochissimo formaggio grattugiato, proprio poco, perché poi incontra il gorgonzola. Ah, eccolo qui. Pochissimo burro. Poco burro. Andiamo in mantecatura, semplicemente. Vieni qua a mantecare che ti vediamo bene. Ok. Andiamo qua. Ti serve. Così via. Basilico, via. Ci prepariamo il nostro piatto. Guarda che roba. Adesso vedrai cosa, che magia che fa. Allora, un po' di rughetta sotto per rinfrescare. Poi mettiamo sotto, importantissimo questa fase, sotto mettiamo del buon gorgonzola. Gorgonzola sotto, sotto perché poi dopo incontra il cucchiaio. Quindi è un incontro d'amore. Certo, è sempre un incontro d'amore alla fine. Così. Trattasi sempre. Chiaramente un po' facciamolo scappare dentro. Ma certo, perché non lo mettevi dentro? Io sì. Un po' di rughetta. E andiamo a mantecchiare. Mantecchiamo. Non so se dirti, invitami tutti i giorni o non mi invitare più. Ti giuro. Lo so, è il dilemma. Non lo so, è un dilemma. Ma facciamo che come... quando passi da Milano vieni, dai, non ti farò mica male una volta ogni tanto. Ma guarda. Ma poi hai visto come non se lo rovescia addosso? No, cioè, io ero già sui capelli. Però è anche una questione di esercizio, La cucina... Sì, è vero. Se te ti applichi, siccome ti piace mangiare, la faresti bene. Sì, sì. Mettiamo un po' di questo, i nostri peperoni. Questo è clamoroso. Un po' di peperoni, appena così. Aspettiamo di farglielo finire. No, glielo facciamo finire, poi no. Facciamo un piccolo piattino per lei, così questo lo presentiamo poi al tavolo. E invece un assaggino per lei. Poi ti faccio assaggiare anche le montadarine. Certo. Ragazzi, stasera non mangi, dai. Spero di darvi soddisfazione. Certo che ci dai soddisfazione. E certo. E il nostro gorgonzola. Loro sono un po' scioccati da questa cosa che ho fatto. Non è vero. Risotto alla rucola con gorgonzola e peperoni di Sergio Barzetti. Allora, vuoi dare un pochino di quel risotto? Prepara un piattaccio. Io vado intanto dalle montadarine e ti aspetto alle montadarine. Vieni, vieni, vieni. Però mangio tutto. Vieni.